Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Ah, quanto adoro le prime generazioni! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Destiny Challenge a Pokémon Rosso. Ragazzi, in questo video andremo ad affrontare Lead Surge. Ho paura, nello scorso abbiamo fatto la MN Anna e per questo episodio abbiamo ottenuto un Pokémon a disposizione per completare il nostro team e le nostre 7 vite e uno strumento che andremo a scegliere ovviamente tramite PKX come al solito. Poi vedrete lo strumento, vedrete anche io direi di scendere da sto albero maledetto raga che non se ne poteva più. Ragazzi, prima di iniziare vi devo dire un paio di cose. La prima è che allora, per fino a questo episodio praticamente, io ho violato una regola della challenge, ossia quella che perdendo contro un capo palestra, il rivale o contro il capo del Team Rocket, avrei dovuto buttare via tutti gli strumenti. Siccome è successo e non l'ho fatto, voglio che fin da adesso qui nei commenti scriviate una challenge punitiva, una regola punitiva che dovrò affrontare nel prossimo episodio. Siate cattivi perché sono stronzo e me lo merito. E inoltre ragazzi, siccome c'erano stati dei dubbi nello scorso episodio, ragazzi, una volta che avrò completato il team, quindi una volta che avrò ottenuto il Pokémon che andremo a ottenere oggi tramite le nostre app infami, non potrò più ottenere altri Pokémon perché ovviamente non vado a contare anche quelli del box e sarebbe troppo facile. Detto ciò ragazzi, direi di iniziare subito, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace per questa serie che a livello di like va davvero benissimo. Noi andiamo a scegliere il nostro numero casuale se il telefono... Raga, devo cambiare telefono. Oh, grazie! Ok, possiamo andare a prendere la nostra app. Ragazzi, Shazam. Dicevo per l'appunto, abbiamo bisogno assolutamente, spero di essere dritto in facecam, abbiamo assolutamente bisogno ragazzi di un Pokémon forte, perché per il momento nel nostro team l'unico Pokémon abbastanza decente, ancora Shazam, va che roba, l'unico Pokémon abbastanza decente che abbiamo che può diventare forte in futuro è Ivysaur. Gli altri sono, diventeranno scarsi, poi per la Lega sarà un inferno. Comunque numero casuale, numero 80 come potete vedere qua. Andiamo subito a vedere dal... che è l'applicazione, cazzo ho detto il nome, lo censureremo. Ok, andiamo a prendere il numero 80 del Pokédex che ragazzi è... Slowbro, Slowbro! Vabbè, in ogni caso ragazzi, 3, 2, 1... Ed ecco qua ragazzi il nostro Slowbro, è terrificante. Abbiamo affilatore, ghigliottina, fuoco pugno, demon bacio. Ghigliottina non colpisce nemmeno con il telescopio. E come strumento ho deciso ragazzi di prendere il revitalizzante che potrebbe tornarci utile contro Lead Surge. Notate ragazzi anche che ci sono molti meno strumenti nella borsa perché a sto giro ho preso delle precauzioni per la battaglia contro il capo palestra, per quella regola che ho violato secondo la quale avrei dovuto buttare gli strumenti nello zaino. Molti degli strumenti sono all'interno del box, quindi non vi preoccupate, non sono bastardo, non ho citato, è tutto nella norma per stavolta. Comunque allora direi che Slowbro potrebbe provare ad affrontare gli allenatori in questa palestra, tra l'altro adesso che è quella con i cestini maledetti. Allora, affrontiamo innanzitutto gli allenatori ragazzi e poi... No, figa, siete... A che livello siete? Cioè, a che livello siete? Sono già al 26... Ghigliottina, tra l'altro, non posso neanche buttarlo giù, ora che ci penso. Ok, perfetto, la situazione è già precaria. Volevo dirvi, ragazzi, anche che alla fine ho deciso, almeno per il momento, di non utilizzare quello strumento che non mi... il distributore di esperienza, perché obiettivamente è inutile, ragazzi, non serve assolutamente a nulla. Allora, cerchiamo di far salire un pochino di livello Slowbro. Nel frattempo già mi paralizzano, grazie amori. Tra l'altro se loro sono al 26, Coso sarà minimo al 32. Minimo ragazzi, minimo. E tra l'altro poi questo gioco qua, quanto mi hanno detto, quanto mi ha detto soprattutto Luke, è un'escalation, cioè nel senso che arriveremo alla Lega che saremo sottolivellati di 40.000 livelli. Sarà un suicidio. Oh, Pidgeotto, forse posso già fargli qualcosa. Fuoco pugno, ok, dai, dovremmo cavarcela contro sto qua, a meno che non mi critta 12 volte, però dubito. Ok, perfetto, Nidoqueen. Ok, fuoco pugno, ritorna nella Pokéball. Ok, martella, no, vedi di schiattare, Cristo Dio devi schiattare. Ok, perfetto, ci siamo capiti. Movimento sismico. Oddio, potrebbe, a posto di leccata, potrebbe anche tornarmi utile movimento fisico, quindi, movimento fisico. Stiamo fermi, che ne di, aia, madonna, muori. Ma come è impazzito? Cosa vuol dire che è impazzito? Puoi morire. Oh, grazie.
Oh Gesù Cristo, mi ha già aperto questo, ma che è? Allora, fermi, affrontiamo l'ultimo, poi vado a curarmi e torno... Goldino, ok, perfetto. Dai Slowbro, però non puoi veramente essere... No, ti odio, tra l'altro mi avete detto che quando scompaiono, effettivamente me ne sono accorto anch'io, è a causa di scudo acido, forse anche minimizzato, mi avete detto, ora non sono sicuro. Ok, Gelupugno gli faceva abbastanza, prima che... Muori! Schiatta! Olè! Sì, proprio schoolgirl, proprio lei. Ok, fermi, torniamo Andre, spacchiamo sto alberello che già ci hanno aperto male. Vi ricordo ragazzi la challenge punitiva nei commenti per aver violato una regola. Mannaggia, io non me ne ero accorto, ci ho pensato tipo alla fine dello scorso episodio, vabbè, sti cazzi. Allora, siamo a 7 minuti di registrazione, ma dobbiamo tagliare qualcosa. E nulla ragazzi, volevo farvi sapere che comunque in questo episodio o affronterò solo Lit Surge, ma se avrò tempo andrò anche verso il Monte Roccioso. Ok, allora, come siamo messi qua? Pozioni ne abbiamo, revitalizzante abbiamo quello che è. Ok, inizia la morte. Acqua, 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 acqua. Scusate la povertà di commentari, ma uno cosa deve commentare? Uno che guarda nei cestini, cioè veramente una tristezza immane. Acqua, dai figo, oh. Piango. No, coglione me. Sapete cosa faccio? Ma tipo funzionerà se faccio così? Qualcosa mi dice che non funziona. Ok, perfetto, ripartiamo con il nostro... Ok. Dai, ti odio, perché? Game Freak, perché Game Freak? Che cazzo è venuto fuori dalla mia bocca, veramente? Un canto tribale delle Amazzoni. Fuoco. Se ci fosse una DDG sarebbe qual è la palestra più odiosa dei giochi Pokémon. Sgamato! Qua ci sarebbe tipo di sottofondo la musichetta quella di Fast and Furious, raga, veramente. Dai, figa, non è possibile, Dio Cristo. Acqua. Ah, fuoco! Dai, sarà qua! Quanto vorrei un po' di eutanasia in questo momento. Acqua, acqua. Dio Cristo, ci disseto l'Africa con tutta st'acqua, Cristo Madonna. Acqua di nuovo. Dai, questo è fuoco, me lo sento. Minchia, porca troia, ti incendio la palestra. Poi voglio vedere se non lo troviamo il fuoco. Qui, minchia, neanche gli uomini primitivi ci avevano messo così tanto a trovare i fuochi. Dai, olè. Minchia, mo c'ho paura, ti prego. È uno scherzo. Cioè, ma perché poi? Perché Lit Surge dovrebbe, di tipo elettro, dovrebbe fare una palestra in cui c'entrano l'acqua e il fuoco? Che poi lo so che acqua e fuoco sono figurati, ma sto cercando un motivo per spiegarmi sto schifo. Fuoco. Minchia, mo vado sotto. Cioè, è l'unica. Porco Diaz! Che due coglioni, non ne posso più. Non ne posso più. Farò un funny montage dei miei scleri che, porca troia, levatevi big di YouTube. Acqua, acqua. Acqua, 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 fuoco, ti prego! Acqua. 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 Era tanto che non ci mettevo così tanto comunque, eh. Le ultime volte andava troppo bene sta palestra, che li imbroccavo subito, tipo in rosso fuoco, tipo nelle varie Soul Link, tipo quando bestemmia. Olè. Oh, evviva, neanche ci speravo, guarda. Acqua, acqua. Qualcuno mi spieghi perché sono ancora in vita. Acqua, 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 acqua. Fuoco, minchia, ma devo andare a destra o a sinistra? No, cioè, non sta né in cielo né in terra sta cosa, veramente. Non sta né in cielo né in terra sta palestra, eh. Cioè, dovrebbe essere... La polizia postale dovrebbe evitarle ste cose, anziché fare leggi del cazzo. Fate una roba per far sì che non ci siano sti tumori!
Minchia, ora prendo questo a caso. Niente da fare. Non è possibile, dai, però. Piango. Dai. Acqua. Acqua. Dai, che domani è Pasqua! Porco demonio caramellato! Acqua, acqua. Acqua, acqua. Acqua, acqua. 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 Acqua, figa. Acqua. Acqua, qualche roba, non ci crederò mai. Acqua, acqua. Tanto questo è fuoco. Poi io mi giro per prendere acqua e c'è acqua. E c'è acqua. E c'è acqua. A sto punto è qua. Masuda, sei morto. Acqua, fuoco. Dai, dai, adesso sarà per forza qua. Sì! Bene, possiamo proseguire, ragazzi. Ok, adesso magari lo prendo pure in culo da Lizurge. Magari lo prendo pure in culo. Ehi, Tappo, cosa fai qui? Non ce la farai a vincere, puoi esserne certo. E dopo che mi fai sclerare così, mi spieghi come faccio a vincere. Ho paura di... Veronica, è lei, è proprio lei. Slowpoke, livello 26. Oh, attenzione, ok, scusa. Oddio, ma sono livelli bassissimi. Sono bassissimi, raga. Cioè, oddio, cazzo, mi ha fatto danza a spada, quindi... Oddio, ma... È più basso di Misty. Non ci credo. Ho vinto con Slowbro. Ma cosa? Frate, sei un pippone. Minchia, muro di fumo, che tri... Raga, sono sinceramente stupito di me stesso. Cioè, più che altro del gioco. Come ha fatto a randomizzare? È davvero così scarso Lizurge a livello di livelli? A livello di... LOL. Vabbè. Ok. Cioè, a me sta bene, per carità. Andiamo verso nord. Tanto adesso, ragazzi, il team ce l'abbiamo completo. Tra l'altro, sapete che vi dico? Io, volendo, potrei fare tipo questo, penso. Aspettate, fatemi fare una tamarrata. Ok, perfetto. Come oltrepassare la grotta di Iglet per andare a prendere flash. Ottimo così, mi piace. Perfetto, queste agevolazioni grazie alla randomizzazione le adoro, raga. E nulla, ragazzi, pensavo fosse molto più forte di Surge, soprattutto a livello di livelli. Scusatemi, ma non so come dirlo, altrimenti... tu, ovviamente... No, non li ho mai presi. No, nove tipi, no! Bastardo! Ok, ragazzi, oh, fammo una cosa, fammo che... Cosa ho trovato? Una pietra lunare, perché c'è qua una pietra lunare? Fatemi fare una cosa... no, ma non posso neanche catturare... A parte che... Dove cazzo li ho ottenuti 9 Pokémon io? Vabbè, via, poche domande, proseguiamo, per piacere. E allora, taglio qui, perfetto. E Pokéball non ne ho, quindi ragazzi, magari fuori parte prenderò... come si chiama? Stavo dicendo Surf, madonna se mi sto drogando. Fuori parte prenderò per l'appunto la MN05 che contiene la mossa Flash. E siamo a 15 minuti, ci saranno un botto di tagli, quindi direi che possiamo volare a Celestopoli, grazie esistenza. Direi che possiamo magari stoppare qua, direi di sì, si può fare. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo che nel prossimo ci sarà una penitenza che dovete scegliere voi, quindi scrivetela qua nei commenti. Io sono stupito del mio team, ma c'ho comunque paura perché ragazzi sono Pokémon tutti più o meno scarsi. E andando avanti vi assicuro che lo prenderemo in quel posto. Detto ciò, comunque lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social in descrizione per mettere la campanella per ricevere ogni giorno feed, e noi ci becchiamo, ragazzi, in un prossimo video.